Una porta d'accesso diretta alla zona playoff o quella per uscire definitivamente da quella e play out. La fraschetta del Pesce Express contro Tiber Team sarà questo e tanto altro. Il tutto riferito alla seconda giornata di Serie A della Lega Calcio 8, oggi recuperata al Circolo Atletico 2000. 6. Allora Tiber Team. Dalla destra con il solito Valentini lo vanno a chiudere in due, sanno del pericolo costante che parte e nasce dai piedi del numero 10 che scambia con un compagno e poi va ad accarezzare il palo col suo magico mancino. Tutto vicino a segnare il gol dell'1-0, c'è da dire che Martella era probabilmente sulla traiettoria e ha battezzato fuori un pallone che invece ha toccato la faccia del palo. Questo il palo non lo tocca, è ancora lui, è ancora Valentini col destro se non andiamo errati a fare 1-0 per il Tiber Team. Palleggio di Negro, Chinagli, un po' esagerano quelli della fraschetta del Pesce Express, ma ne escono comunque con discreta classe, quindi De Santis, quindi Popa De Santis col tacco, chiude un triangolo incredibile con Popa, la grande parata in uscita di Porcello. Il pressing della fraschetta del Pesce Express, ma non fanno una piega quelli del Tiber Team che giocano ancora bene andando da Schiumarini, il suo assist lungo, col petto l'assist ed il pallone alla fine entra in rete, probabilmente l'ultimo tocco è stato di Mirko Russo, è 0-2. Chinagli ha piazzato il pallone ma parte naturalmente De Santis. Il suo destro ben parato da Porcello, il suo primo intervento, poi Guiducci, ancora Porcello sicuro. Caschetto del Pesce Express, il numero 90 è quello senza maglia, vale a dire Enrico Paoletti, mentre Valentini vuol battere direttamente da centrocampo e alla fine è una grande idea perché il numero 10 sull'intervento imperfetto di Martella fa 0-3 proprio in apertura di ripresa. Scusate, Guiducci va da De Santis, calcia alla fine De Santis, Porcello a due mani e poi palla in fallo laterale. Lo portiere esordiente, buono esordiente del Tiber Team. Fraschetta dalla destra, lavorando il pallone al lato corto, poi si presentano in area, Porcello è ancora super, attenzione all'occasione, viva, la palla è alta sulla traversa. Calcio d'angolo, Valentini vuole più assistenza in area di rigore, vuole anche più attenzione dietro. Calcio d'angolo battuto proprio verso Valentini che può stoppare, non tira al volo, poi lo fa col sinistro. C'è stata ancora una deviazione ma di un suo compagno rimessa dal fondo. Sinistra e può rimettere ora. Recupero della fraschetta del Pesce Express che ora attacca con molta più decisione, lo fa andando a destra, parte un cross verso il centro, poi da fuori a rimorchio, Porcello è miracoloso, due volte, incredibile, il portiere del Tiber Team. Allora Valerio Valentini, incollato alla suola la sfera, vanno a combattere in tanti, alla fine il tocco ed è buono per lo 0-4, è arrivato il gol ancora una volta degli ospiti, stavolta è stato Valerio Bargellini. Quasi un quarto d'ora sul cronometro del secondo tempo, il Tiber Team è in vantaggio per 0-4 in casa della fraschetta del Pesce Express, prestazione da squadra matura, da squadra mortifera, letale, in contropiede e qui anche sulle ali dell'entusiasmo ancora ad attaccare con un altro destro che parte ed è il gol dello 0-5, stavolta Schiumarini. Chiediamo scusa all'autore del gol, è stato ancora lui, ancora Alessandro Bargellini, vice capitano, doppietta per lui per lo 0-5. Il cinismo delle due azioni nelle quali con gran tempismo ed esperienza il vice capitano degli ospiti di casa di solito alla Stella Azzurra è andato a timbrare qui all'Atletico 2000. Valentini surclassa, poi a centrocampo un avversario, quasi spacca la traversa. Quelli in maglia grigia sfidando ancora una volta il numero 2 che la recupera. Quindi Stefano Valentini a far transitare col tacco verso Badie, che vuole almeno il gol della bandiera e se la sposta sul destro andandosene anche a Teodoli, calcia con i piedi, Porcello ancora una volta, due volte con i piedi senza intervenire. Bargellini, invincibile oggi nei contrasti. E poi si ripropone, ancora il numero 8 che può allargare da Valentini, ce l'ha sul sinistro e un buon assist sul secondo palo. Altra grande azione del Tiber Team che va vicina allo 0-6 con Russo. Lancio Badie con la testa e un assist a Porcello che rinvia direttamente con i piedi, va da Schiumarini, la alza molto bene, è tutta un'azione in pallonetto ed esce di un nulla.
Triplice fischio del direttore di gara, vittoria perentoria, secca, tonda, forse troppo pesante da subire per la fraschetta del Pesce Express da parte di un Tiber Team, semplicemente perfetto dal primo all'ultimo minuto, con un gran portiere, con una grande capacità di trasformare in gol le azioni create.